questa mattina siete qui in piazza per portare avanti anche le vostre vertenze, le vertenze del trasporto pubblico. Sì, certamente, le nostre vertenze che riguardano il trasporto pubblico si intendono vertenze per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro con una cifra congrua che ci permette di recuperare il potere di acquisto che in questi ultimi anni si è molto ridotto appunto dai problemi dell'inflazione galoppante. Vorrei ricordare, perché sembra che non tutti si ricordino, che il settore dei trasporti non si è mai fermato durante la pandemia e quindi credo che a questi lavoratori, che nell'arco degli anni hanno visto riconoscersi rinnovi dei contratti molto esigui rispetto anche ad altre categorie, vale la pena forse puntare un po' di più. E poi abbiamo anche un altro grosso problema, che è quello della sicurezza che stiamo vivendo in questi ultimi anni in particolare, che è diventato un tema molto, molto rognoso. Salario e sicurezza sul posto di lavoro sono due tematiche che nelle grandi città come Roma, per quanto riguarda il trasporto pubblico, si intrecciano, si vanno ad intrecciare. Salari bassi, sicurezza che manca. Cosa si può fare per contrastare, per risolvere queste due problematiche? A livello di salari bisogna anche modificare la contrattazione a livello nazionale, anche il parametro di ingresso che abbiamo, per esempio per gli autisti, che è un parametro del 140, è un parametro che ha un livello medio retributivo molto basso rispetto poi a tutto quello che comporta il lavoro dell'operatore di esercizio, che sarebbe l'autista, nelle città grandi ma anche nelle città più piccole. Per quanto riguarda il problema invece del trasporto, io credo che proprio a livello nazionale bisogna proprio cambiare proprio l'idea del trasporto pubblico, specialmente nelle grandi città, perché nelle grandi città non si può ragionare con la teoria. Oggi soprattutto si risente molto del problema delle aggressioni, quindi di un problema sociale che va affrontato non tanto nel piccolo, quindi nella città di Roma, quanto nelle piccole città, ma a livello nazionale, con degli interventi strutturali di accordi con il Ministero degli Interni, col Ministero dei Trasporti e con le agenzie datoriali. E oggi lei, da autista del trasporto pubblico, quando esce di casa ha paura? E io quando esco ogni giorno da casa per andare a lavorare spero sempre che tutto il turno di lavoro vada in modo che alla fine io riesco a ritornare sano e salvo a casa con la mia famiglia. E le aggressioni verbali ormai sono all'ordine del giorno e spesso, sempre più spesso, magari possono sfociare in aggressioni fisiche.